ottenuto la maggioranza assoluta in Meridiani, il candidato Ciro Buonaiuto, che ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei votanti, dei voti validi, cioè 22.529 voti validi. Ciro Buonaiuto inizia ufficialmente il suo secondo mandato da sindaco della città di Ercolano. Questa mattina la cerimonia di proclamazione nell'aula consiliare, chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza, è trasmessa in streaming sulla pagina Facebook del primo cittadino. Per me, potete immaginare, è un grandissimo onore e anche una grandissima emozione indossare questa fascia per il prossimo quinquennio. Credo che sia un grandissimo privilegio rappresentare la nostra città, bellissima ma così difficile, per ulteriori 5 anni. Oggi è una giornata di festa, che avremmo voluto tutti quanti condividere con i cittadini che ci sono stati accanto in questa campagna elettorale, ma anche con coloro che non ci sono stati accanto, perché da questo momento io sarò il sindaco di tutta la città e i consiglieri comunali che saranno proclamati a breve, che sono qui presenti, sono certo che saranno rappresentanti di tutta la città. Purtroppo però, come sapete, stiamo vivendo un momento delicato, i contagi in Campania aumentano, anche in questa città stiamo vivendo un momento delicato, abbiamo i contagi in aumento, ma la situazione per fortuna è sotto controllo. E quindi purtroppo ci dobbiamo limitare con un abbraccio virtuale. Dobbiamo ripartire da turismo, cultura e legalità per creare un futuro di sviluppo per la città di Ercolano. Le parole di Buonaiuto dopo la proclamazione. Turismo, cultura e legalità per creare un futuro di sviluppo per la nostra città. I nostri cittadini hanno dimostrato di poterci riuscire e noi, tutti quanti insieme, sono certo, non consentiremo né al coronavirus né a nessun altro elemento esterno di interrompere il nostro percorso. Grazie a tutti quanti voi, grazie Presidente e grazie a tutti i cittadini che mi hanno invitato.